Poi ragazze, sempre appunto da questa Zara ho preso un paio di pantaloni, anche questi li ho pagati pochissimo, 5,99 euro c'era la M. Il prezzo di listino era 29,99, sono dei pantaloni in simil camoscio rosa, rosa pallido, col fondo così, un taglio classico con la cernierina e mi piacevano tantissimo come venivano sul fondo, vedete? Fatti così. Aspettate, questo è il dietro. C'hanno anche la cernierina, sono fatti molto bene. E non so come stiano addosso, hanno comunque la vita alta e boh, mi piacevano tantissimo, sono molto chic secondo me questi pantaloni e infatti ve li farò vedere prossimo outfit, ho un sacco di spolverini comunque color pastello da poterci abbinare, anche quello con le rose che avevo preso di quella marca famosa da quella signora, molto bello insieme. Poi al mercato ho preso questa eco pellicetta che costava tantissimo, c'erano tutte le rimanenze 5 euro di quelli che erano rimasti e gli ho detto ma scusi costano davvero 5 euro? Sì, allora l'ho presa per 5 euro. È fatta molto bene, vabbè costava 70 euro che era un prezzo fuori dal normale, 69. Non so se qualcuno l'avrà mai comprata. Erano scontata 34,90, io l'ho pagata 5 euro. Ho preso la L ed è questa eco pellicetta nera che è fatta così. Cioè 70 euro è tantissimo. Il pelo è molto carino in realtà. È molto. L'ho presa con degli. Insomma, ha dentro un po' di grigio secondo me, perché c'era anche più nera. E si allaccia qui col gancetto. Ho preso la L. Non so. Comunque era un affare secondo me. 5 euro. Guardate il pelo. È molto soffice e morbido. 5 euro ci stava. Da Caliente. Ho fatto dei mega 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 affari. Sono stata tra l'altro con Paola che ho incontrato al mercato, che è una ragazza che mi segue. Ciao Paola! Siamo andate insieme da Caliente, poi ci siamo pure incontrate all'Elnos. Mi ho fatto un po' di shopping insieme, ma sempre molto sbrigativamente perché sono sempre di fretta e furia. Ho preso per 6 euro da Caliente queste meravigliose scarpe in vernice. Ora non ditemi che sono tamarre perché in realtà non lo sono. Sembrano tamarre, ma secondo me indossate non lo sono. E sono molto belle, hanno un tacco altissimo, vernice nera. Col plateau interno, le ho pagate solo 6 euro, ce l'ho al 37, quindi io innamorata di queste scarpe, le ho volute prendere, quant'è che costavano? Costavano un botto, secondo me, tipo 29, qualcosa del genere. Molto molto carine. Poi ho preso questo crop top in cotone un po' che sembra quasi velluto, ed è fatto così, anche questo per la primavera, bellissimo, perché vedete, è così corto e c'ha le maniche che si aprono. Fatto molto bene, l'ho pagato solo 3 euro, costava, ve lo dico, no, non ve lo dico, 15,90 euro, che è tantissimo, questo è bellissimo, con una bella collana, dei belli orecchini, se no, e i pantaloni a vita alta. Poi ho preso questi pantaloncini a vita alta, questi ce li ha anche mia sorella, costava 22,90 euro, c'era lì la L che mi guardava già anche l'altra volta, ma ho detto no, dai, non li prendo, sono troppo aderenti, cioè letti, stanno benissimo. A me non lo so se staranno bene, comunque li proverò, essendo L, dovrebbero sagomarsi giusti. Sono proprio molto molto aderenti e hanno questi laccetti sulla parte laterale, quindi le amanti del nero e di questo stile ameranno questi pantaloncini. Carini, 6,87 euro li ho pagati, sono andata solo nello stand del 70% a cercare le cose. Due cinesi li hanno delle cose veramente pazzesche e molto belle. Allora, queste sono meravigliose, a parte che le ho pagate solo 6 euro, oddio, però mi piace tantissimo a parte la forma qui così, vedete che è un po' curva, e poi il colore, questo nero che si sfuma nel color bordeaux, secondo me è meraviglioso e le ho pagate solo 6 euro. Ottime, bellissime, contentissima. Poi ho preso un paio di stivali, mi viene da ridere. Questo, oddio, perché è messo così male questo con quello che l'ho pagato. Allora, queste scarpe qui le avevo già viste in collezione, mi piacevano tantissimo. Era rimasto il 38, il 36 e il 39. Il 39 l'ha comprato Paola, il 38 l'ho comprato io, il 36 andate a comprarlo voi che avete il 36. Sono delle scarpettine fatte così, tutte a calza. Costavano anche queste sui 28, secondo me. Con il calzino così, cioè fatto così con la riga, sono bellissime. E hanno tutti i lacettini qui davanti, oltre ad essere anche comodissime, sono belle e comode. Queste con dei look particolari, secondo me spaccano di brutto. E l'ho presa, mi piacciono tantissimo. 8 euro l'ho pagata. E ultimo acquisto, il più costoso praticamente. Questa era una cosa non era una cosa in saldo. Infatti, vabbè, mi sono data al non saldo, ma quando l'ho visto mi sono innamorata. Ed è questo fiocco, fiocco spilla. Simil Gucci, molto simil. Guardate che bello.
da mettere con le camicie, insomma, adesso devo studiarci degli outfit pazzeschi. E costava 8,90 un po'. Paola l'ha preso nel verde, un po' più discreto. Io ho preso questo qua un po' più pacchiano, perché figuriamoci, c'era anche col verde, ma c'era tipo una rosa nera gigante. Questo mi pareva più carino perché ha proprio le perle e sono quelli da portare appunto come spilla qui sulle camicie. Si usano tantissimo e insomma, beh, è un po' caro, però è fatto bene, veramente. Cioè, nel senso, non è male, guardate che bello. E questo è costato un po', però ci sta. Con le camicie, anzi, se trovate delle camicie basic, bianche, blu, rosse, fatemi sapere, ovviamente a prezzi buoni.